Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con il famoso video che vi avevo promesso con la sorpresa di Star Wars e siamo qui con l'unboxing, o per meglio dire la recensione, la visione del costume di Darth Vader, quello della Rubis, la Supreme Edition. E beh, la scatola non ve la faccio vedere perché quando ce l'hanno spedito era rotta, diciamo, per farcela stare tutto, quindi magari ve la metto o di qua vi metto un'immagine comunque per farvi vedere la scatola, bene o male, qualche immagine che trovo. E adesso vedremo i pezzi uno ad uno, ve li faccio vedere velocemente, poi alla fine del video vi farò vedere un attimo il costume, con un attimo qualche posa, tra virgolette, qualche giro tondo, qualche eccetera eccetera. Ok, vediamoli adesso bene uno ad uno. A tra poco. Ok ragazzi, siamo qui con la cintura, come potete vedere, di Darth Vader, Lord Vader, Darth Vader. E voi, come potete vedere, è la sua classica cintura che va messa al costume, giustamente. E c'è da dire che questi due hanno le lucine qua che si illuminano, però al momento non abbiamo messo le pile e dovrebbero illuminarsi senza i suoni, però fanno un po' di luci, eccetera, eccetera. E dopo questo qua si attaccherà al Paramarons, giustamente, che qua c'è il velcro. E beh, questa qua è la cintura, adesso vediamo magari già il Parabal. E così almeno abbiamo già fatto due cose insieme. Ok ragazzi, siamo qui con il parasuddetti, come ho detto, e beh, non so quanto possa pararli veramente, se arriva qualcosa soprattutto da sotto, però qua c'è il velcro come abbiamo detto, così si aggancia e vabbè, è normale paracose, giustamente. E non ha questi chissà quali particolari, quindi possiamo cambiare cosa. Ok ragazzi, siamo qui con invece i parastinghi, questi qua già un po' possono pararti un po' di più, anche se ovviamente non li consiglio per giocarci a calcio, sicuramente, perché sono un po' scomodi, soprattutto per me col polpaccio grosso, perché qua dopo c'è la zip, la cerniera che non te lo fa tenere il polpaccio e rischi che esplodano di colpo e perdi una gamba, diciamo. E beh, come potete vedere questi nel dettaglio alla fine, già c'è qualcosa in più da vedere, alla fine, come si può vedere. E adesso andiamo a vedere qualcos'altro. Ok ragazzi, siamo qui con la mia nuova coperta nera. Ok, no dai, scherzo, sarebbe il mantello che vabbè, non so perché ve lo faccio vedere, però vabbè, qua c'hai due gancini che vanno sui coprispalla ed è semplicemente un mantello lungo, ancora più lungo, è ancora più lungo, che pesa 2,5 quintali e vabbè, non vi faccio vedere l'altro che andrebbe anche sotto perché è la stessa quasi identica cosa, quindi passiamo ad altre cose. Ok ragazzi, siamo qui con il guanto e ce n'è un altro qua che mi fa sentire che mi vuol chiamare. Vabbè, questo è un guanto normale, semipelle credo, finta pelle in boh. E beh, semplice guanto che a me malapena entra la mano, infatti mi lascia tutti i segni, infatti rischi di perdere anche una mano come quei parastinchi, quindi alla fine uso il costume per un'oretta e rimarrai amputato a vita, penso, però vabbè. E beh, è un semplice guanto che prende schiaffi bene. E vabbè, passiamo a qualcos'altro adesso. Ok ragazzi, l'omino della Michelin è diventato nero finalmente, come potete vedere. Ah no, ok, ho sbagliato. Questo è il costume di Darth Vader, come potete vedere, che sembrate un po' l'omino della Michelin con solo questo addosso, perché più o meno le sembianze potrebbero essere simili, a parte per il coso al centro di Darth Vader con tutta l'apparecchiatura. Questo, se non sbaglio, non ha pile, anzi no, anche questo ha le pile, però non le abbiamo messe dentro neanche queste, si dovrebbe illuminare qua se non sbaglio. Allora, ovviamente intendo le pile e al momento non le abbiamo messe, che non ci interessava e non so neanche se mai le metterò tanto. E beh, e questo è costume, non c'è niente di particolare da vedere, a parte la cosa al centro, il costume è anche questo dello stesso manufactured composizione dei guanti, quindi non so, pelle, semipelle, beh, passiamo all'altro. Ok ragazzi, oggi siamo pronti per andare a fare un po' di football americano con le protezioni. Vabbè, a parte gli scherzi, queste qua sono le spalliere di Darfen, e l'unico pecca di questa cosa è che dopo un po' col costume te lo tira e rischi di morire, perché come vi faccio vedere adesso, su queste spalliere qua andrà agganciato il mantello con i suoi gancini, uno di qua e uno di là. E giustamente il mantello l'hanno fatto che pesa 3,5 quintali, quindi inizia a tirarti indietro e a gola ti prende e muori. Però vabbè,
abbastanza forte questo, che ci hanno messo anche il coso qua per alzarlo, che non so fino a quanto possa arrivare, se rischia di spaccarsi. E a parte che secondo me, vedendo un po' come è fatto qua, già rischia di strapparsi. Vabbè, in caso si vedrà un po'. E comunque con le spalliere va abbastanza bella in plastica, abbastanza dura, sperando non si spezzetti appena la metti su, la tiri un po'. E adesso passiamo all'ultimo pezzo, che è il pezzo forte, giustamente, che avete già intravisto nel video dell'altra volta. Ok ragazzi, siamo qui con finalmente il pezzo forte, il costume, il sé del costume, potete vedere, che è il casco di Darth Vader con dettagli, sì, secondo me è abbastanza dettagliato comunque per il costume che è, con anche qua sotto il suo apparecchietto per il respiratore, che ecco, non va, hanno scaricato le pile, fino all'altra volta andavano. Niente, vabbè, questo qua comunque serve per il respiratore, che esce dopo il suono da questo apparecchietto qua. E ok, comunque questo è il costume, il casco, che sopra qua c'è il velcro, che tutto questo dopo viene fuori e rimane solo la parte sotto. E beh, abbastanza bello, diciamo, come potete vedere anche voi, molto molto bello. Questa alla fine è la parte più bella di tutto il costume, giustamente. Poi ovviamente se lo metti tutto insieme il top, perché sei lui alla fine, la reincarnazione, conquisteremo l'universo, la galassia, lontano lontano. E questo è tutto ragazzi, alla fine. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, e come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video, giustamente, se vi è gradito, e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, se no Darth Vader verrà a prendervi a casa, mi raccomando. Commentare con qualche consiglio, quello che volete, condividere il video così gli altri lo vedono, e noi ci vediamo alla prossima con un altro video. Ciao ciao! Thank you.